E quindi veramente, ve lo dico diciamo dal cuore, possiamo essere orgogliosi delle persone che abbiamo qui e dei risultati che otteniamo. Matteo, la parola. Grazie a voi, grazie all'ambasciatore, grazie ovviamente a tutti i funzionari dell'ambasciata, grazie alla sicurezza. Mi dispiace di avervi fatto alzare così presto stamattina, almeno per me, insomma, che sto con il fuso orario, giornata molto lunga la nostra, ci tenevamo a fare un passaggio qui in ambasciata perché il lavoro che fate è un lavoro preziosissimo per l'Italia, noi abbiamo scelto di essere qui in questo giorno. È ovviamente una visita simbolica con la quale in un periodo particolare per noi, che è il periodo delle feste, che è il periodo del Natale, un periodo in cui le persone sono abituate a tornare a casa, no? Sono abituate a stare in famiglia, e beh, io credo che sia importante, se è vero che la patria è una madre, che quella madre ci sia in un momento come questo, e quindi ci tenevo a portare il ringraziamento della nazione che io e voi rappresentiamo per il lavoro che fate, per i sacrifici che fate, per come riuscite con il vostro lavoro, la vostra dedizione, le difficoltà che questo comporta, perché sono sacrifici e rinunce personali delle quali sono e siamo perfettamente consapevoli, che però danno alla nazione uno straordinario lustro, grandi opportunità. Voi sapete che, e lo sapete molto meglio di me perché qui vivete, insomma, quanto questa terra noi abbiamo dato, quanto abbiamo dato in termini di sacrifici, quanto abbiamo dato anche in termini di tributo di sangue, quanto quel sacrificio e quel tributo ha anche costruito, se vogliamo, perfino in patria, no? Il nostro senso d'appartenenza, la consapevolezza della comunità che siamo, del valore che quella comunità ha. L'Italia è una nazione nella quale, dicevamo ieri in una conferenza degli ambasciatori, quando si va fuori dai propri confini nazionali ci si rende conto di quanto noi siamo considerati. L'unico posto in cui noi non ci rendiamo conto di quanto siamo considerati, per paradosso, è l'Italia. E allora forse vale la pena, no? Ogni tanto vedere quello che accade fuori da noi per essere anche fieri dei sacrifici che abbiamo fatto, di quello che abbiamo costruito e della grande nazione che siamo. Però questo è un lavoro che alla fine voi costruite giorno per giorno, più della politica, più di quello ovviamente che può accadere all'interno dei confini nazionali. E quindi vi dobbiamo ringraziare. Dobbiamo ringraziare ovviamente chi rischia ogni giorno, dobbiamo ringraziare chi costruisce con il proprio lavoro, con la propria diplomazia, e dobbiamo ringraziare anche quegli imprenditori coraggiosi che in terre complesse cercano, no, di raccontare la grandezza del genio italiano, la sua capacità di lasciare qualcosa nelle nazioni nelle quali costruisce una cooperazione, perché io credo che anche questo abbia fatto la differenza per l'Italia in questi anni. Ci dicevamo sempre ieri, no? Sulla cooperazione allo sviluppo, cioè quando manca l'acqua c'è chi porta bottiglie d'acqua e c'è chi porta un desalinatore, cioè chi vuole lasciare l'autonomia, la libertà delle nazioni nelle quali fa cooperazione perché quella nazione possa crescere, e il segno della cooperazione italiana è sempre stato così, è il motivo per cui noi siamo ben voluti, è il motivo per cui non andiamo in giro a fare attività predatorie, noi andiamo in giro a lasciare un pezzo d'Italia, e questa è la ragione per la quale abbiamo, voglio dire, questa capacità poi di costruire relazioni solide. Da quelle relazioni ovviamente dipende poi anche il nostro ritorno, la nostra capacità di essere credibili, influenti, di essere stimati come l'Italia sa essere, però ripeto, questo non lo fa la politica. La politica lo fa marginalmente. Quello che fa la politica lo può fare solo perché c'è gente che ogni giorno decide di sacrificare un pezzetto di sé per questa patria e per questa nazione. Quindi grazie ovviamente a tutti e buon Natale a voi e alle vostre famiglie che pure sono purtroppo lontane. Ambasciatore, grazie. Questo è per voi. Lo stemma di Palazzo Chigi, dove mi trovo io, insomma, in una casa più accogliente della vostra, però insomma. Spero che anche questo nel piccolo possa farvi sentire un po' a casa, perché casa non dimentica, mettiamola così. Grazie molto. Grazie a voi. Grazie.
Prego, Giuseppe. Onore al Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia. Generale, grazie a voi. Io sono qui ovviamente per portare i saluti, il ringraziamento, gli auguri dell'Italia in questo momento particolare. Questo è un momento nel quale normalmente si torna a casa, voi non tornerete a casa, ma casa vostra non è lontana, casa vostra vi vede, vi guarda, è fiera dei vostri sacrifici e vuole ringraziare per quei sacrifici. E se è vero che il Natale si passa in famiglia e che la patria è una madre, beh allora quella madre non può mancare in momenti come questi. Noi siamo consapevoli di quello che le nostre forze armate hanno costruito in questo territorio, siamo consapevoli del fatto che il cammino di un'Italia seria, rispettosa, rispettata, credibile, coraggiosa, è stato lastricato dal sacrificio vostro, di tanti, ovviamente prima di voi, e che quindi a voi dobbiamo la nostra testa alta, il nostro passo sicuro. E allora non si può non fare questo gesto simbolico di essere qui a dire grazie, a dire che per quanto siate 4.000 chilometri lontani da casa, non siete lontani da casa. Casa vostra sa, vede e ringrazia. E io credo che fosse mio dovere essere qui oggi, come altri ministri stanno facendo con altri rappresentanti delle forze armate che sono lontani da casa in giorni come questi. Il lavoro che noi stiamo facendo qui, che voi state facendo qui, è un lavoro enorme. Il comando di una missione NATO in un territorio così strategico, particolare, per la stabilità globale, è chiaramente per l'Italia motivo di grande onore e di grande orgoglio. Non è qualcosa che ha costruito la politica, è qualcosa che avete costruito voi. Dal primo in grado, quindi sicuramente è un riconoscimento anche personale, il comandante sul campo, lo abbiamo visto con diciamo il tributo unanime che è stato fatto durante il Consiglio Atlantico, dal più alto dei generali all'ultimo dei soldati. È un lavoro che avete costruito voi e del quale noi dobbiamo ringraziarvi. Ed è un lavoro con il quale l'Italia ancora una volta dimostra la sua capacità di essere sì una nazione che sa offrire eroismo, che sa offrire sacrificio, che sa offrire professionalità, ma che sa anche offrire umanità. In questo noi abbiamo sempre fatto la differenza. Lasciamo un segno del nostro passaggio. È la nostra storia, la nostra identità, è la nostra cultura, ma quell'identità, quella storia e quella cultura camminano sulle vostre gambe, attraverso i vostri occhi e attraverso la vostra dedizione. E quindi l'Italia deve dirvi grazie, perché l'Italia sa che può contare su di voi. Quello che vorrei che sapeste, guardandomi, è che voi potete contare sull'Italia. Grazie davvero e buon Natale a tutti. Grazie. Grazie. Fatto. Grazie a voi, grazie davvero. Adesso, a voi. Dov'è la foto? Fabrizio? Ragazzi, grazie.